Poi, come spesso accade ai grandi maestri, anticipa una realtà che verrà anni e anni dopo. Gli anni in cui si era santificato il mondo del lavoro, il mondo della manifattura, attenzione, della grande fabbrica, del lavoro alienante e alienato della catena di montaggio, e automaticamente chi ne faceva parte era un'elite. Operai! Operaie! Vi parlo a nome dei vostri compagni studenti! Sono le 8 del mattino! Oggi, quando uscirete, sarà già buio! Per voi la luce del sole oggi non splenderà! Vi cuocerete al cottimo! 8 ore di cottimo! E uscirete stanchi! Il film di Petri comincia a smontare questa retorica. È una retorica che poi scoppierà, che ne so, 20 anni fa, lo shock che tutti abbiamo avuto a vedere che a un certo punto la classe operaia ha cominciato a votare Lega. Forse possiamo trovare le prime ragioni in una denuncia che Petri faceva di una deriva che lui aveva visto già in quel periodo, che poi si è avverata. Lo studente lì fuori ha detto che noi entriamo qui dentro di giorno, quando è buio, e usciamo di sera quando è buio. Ma che vita è la nostra? Volonté aveva una serie di gesti e di atteggiamenti che ha portato con sé per tutta la sua carriera. Un modo di girarsi di scatto, un modo di utilizzare le mani che volevano significare il dubbio che lui aveva. Ci serve anche a capire come Volonté è ancora una volta un grandissimo costruttore di personaggi e come ogni parte della sua recitazione, che sembra spontanea, invece è costruita a tavolino con una ossessione maniacale che lui aveva. Allora, il fatto di ritrovare anche nel personaggio, appunto, della classe operaia in paradiso, una serie di gesti e atteggiamenti che lui ha ripetuto per tutta la sua carriera, è un segno particolare che questo grande attore ha lasciato in tutti i film che ha fatto. Avete visto? Ho perso il posto! Mi metto sotto l'automobile! Poi mi licenzierò! Adesso facciamo la serata! Vedere i film di Petri anche rispetto al tessuto culturale da cui nascono, agli altri film che sono stati realizzati in quel periodo, è un'operazione che dovremmo fare.